In una delle calze della Befana, distribuite stamane dai vigili del fuoco ai piccoli pazienti del reparto di pediatria, il direttore generale dell'azienda Moscati probabilmente spera di trovare l'intesa con il sindaco Gianluca Festa per l'ok ai lavori dell'ampliamento a pronto soccorso. Un intervento più che necessario, considerando l'affollamento registratosi anche in questi giorni di festa per la ripresa dei contagi da Covid e la diffusione dilagante dell'influenza sulla coda di Natale, dove tutti sono più buoni, sotto l'albero ormai in fase di smobilitazione. Sarà firmata la tregua tra manager e sindaco? Intanto Pizzuti rispedisce al mittente gli indizi da braccio di ferro nella corrispondenza con Festa e cerca la soluzione giusta per evitare i tempi lunghi imposti dal collegio arbitrale dopo la sentenza del TAR. È una situazione che va chiarita, che la magistratura deve chiarire. Tutto qua, ma non c'è nessun braccio di ferro, assolutamente. C'è la massima collaborazione con il comune. Quindi aspettiamo appunto di sapere dal comune, con il comune, di decidere qualcosa rispetto a questo collegio arbitrale. Ovviamente dovremo concordare qualcosa, insomma. Per ora abbiamo solamente avuto la sentenza del TAR, perciò dico dobbiamo concordare qualcosa, è molto complicato. Vediamo un po' se c'è la disponibilità di trovare delle intese per abbreviare il più possibile queste procedure, proprio per dare la possibilità di cominciare i lavori al pronto soccorso nel più breve tempo possibile.